Trapani, il presidente della regione Musumeci ha incontrato i sindaci del Trapanese. Palermo ha approvato un disegno di legge della Commissione Affari Istituzionali sulla composizione delle nuove giunte comunali. Mazara si riunisce oggi in seduta aperta al Consiglio Comunale sul dragaggio. Marsala, il Consiglio Comunale ieri pomeriggio ha approvato una variante urbanistica. Trapani si è insediato il nuovo commissario straordinario dell'Istituto Autonomo Case Popolari. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo. Apriamo parlando di elezioni 2019. Potrebbero essere 7 gli assessori della nuova giunta comunale alle amministrative del 2019. Lo prevede infatti un disegno di legge approvato dalla Commissione Affari Istituzionali dell'ARS. I particolari nel servizio. La prossima giunta comunale di Mazara del Vallo potrebbe essere composta, salvo sorprese, da 7 assessori, oltre ovviamente al sindaco. Quindi un assessore in più rispetto al numero attuale, ma soprattutto 2 assessori in più rispetto a quanto previsto dall'attuale legge elettorale in vigore in Sicilia e con la quale si voterebbe la prossima primavera nella città del Satero. Le novità in tal senso arrivano dalla Commissione Affari Istituzionali all'Assemblea regionale siciliana, presieduta dal deputato marsalese Stefano Pellegrino, che ha, tra l'altro, approvato all'unanimità il disegno di legge che mira a modificare parte della legge attualmente in vigore, in particolare quella relativa alla composizione delle giunte comunali. Ebbene, evidenzia Pellegrino, il disegno di legge approvato in commissione aumenterà il numero degli assessori in giunta, introdurrà il rispetto della quota di genere, nonché la incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e quella di assessore. Nei comuni con popolazione compresa tra i 30.000 e i 100.000 abitanti, come ad esempio Mazara del Vallo, gli assessori saranno 7, di cui almeno 3, ovvero il 40%, dovranno essere donne. Inoltre è stata prevista la incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e quella di assessore nei comuni superiori a 15.000 abitanti. Il disegno di legge varato, aggiunge Pellegrino, risponde specialmente all'interesse dei piccoli comuni che nei periodi di alta stagione turistica, per il fisiologico aumento della popolazione, debbono fare fronte ad un aumento del carico di funzioni. E ciò spesso dovendo i pochi assessori svolgere funzioni incompatibili tra loro e comunque di grande responsabilità. Ed inoltre l'approvazione del disegno di legge, conclude il deputato marsalese, adegua la normativa regionale a quella nazionale, proporzionando il numero degli assessori a quello dei consiglieri comunali e della popolazione. Intanto a Mazara candidati al lavoro in vista delle elezioni particolari nel servizio. Lavori sempre più in accelerazione a Mazara del Vallo nell'avvicinarsi di quel nuovo anno ormai alle porte e che nella prossima primavera sentirà squillare la campanella delle elezioni per dare alla città una nuova guida amministrativa ed un nuovo consiglio comunale. Lavori in corso, diurni e notturni, e con qualche tabella anche di lavoro straordinario, con in testa i cosiddetti capimastro, che in questa prima fase sono impegnati più che mai a gettare le fondamenta sulle quali poggiare poi le strutture definitive di alleanze, liste e candidati. Lavori accelerati in tutte le aree della città di Mazara del Vallo, a destra, a sinistra, al centro e tutto attorno anche a quel pianeta cosiddetto della società civile, all'interno del quale prende corpo e si agita una miriade di liste civiche ben intenzionate, si dice, a dare battaglia ed a conquistare delle primissime posizioni in classifica, alla luce anche dei timori che i partiti avrebbero a presentare dei propri simboli e dalla luce anche del fatto che molti partiti, si vocifera, non riuscirebbero forse neanche a presentare delle liste complete, come ad esempio nel caso del Partito Democratico Mazarese, buona parte del quale, si dice, potrebbe traslocare verso la candidatura a sindaco di Pino Bianco, a nome dei futuristi, del sindaco Nicola Cristaldi. Insomma, si lavora sodo di fronte comunque a delle difficoltà che chiaramente non mancano.
soprattutto per quanti ambiscono a trovare delle collocazioni in grado di assicurare loro un posto, chissà, di assessore oppure la presidenza del Consiglio Comunale. E su quest'ultimo tema le richieste e le trattative in corso proseguono a ritmo serrato, in pratica il solito io ti do e tu mi dai, qualcosa di già visto e che purtroppo ogni volta gioca, ahimè, una sua parte consistente nel teatrino degli accordi e delle alleanze. Per finire fioriscono poi le solite voci su candidature a sindaco ormai annunciate da tempo e su candidature a sindaco più o meno probabili. Pino Bianco per i futuristi, Giorgio Randazzo per Lega Premier, Nicola Ragrutta per i 5 Stelle, Valeria Alestra per il cosiddetto Grande Centro di Torrente, Scillo e Turano e poi ancora Giovanni Palermo o Pasquale Safina o Inagate per Siamo Mazzara, Enzo Calafato, Salvatore Quinci e forse anche Francesco Foggia nel caso in cui non riuscisse a trovare la quadra all'interno di un qualche schieramento. Restano poi certe incognite che rispondono al nome di Giorgio Magaddino, Vito Torrente e Toni Scilla, incognite destinate a tenere ancora a banco, almeno sino ai primi del prossimo mese di febbraio. Si riunisce questo pomeriggio in seduta aperta il Consiglio Comunale di Mazzara del Vallo. La seduta aperta sarà dedicata in particolare all'annosa questione relativa all'escavazione del porto canale. I lavori consigliari sono fissati alle 16. Il presidente della regione siciliana Nello Musumeci è oggi in visita nel Trapanese per incontrare i sindaci dei vari comuni. L'incontro si è svolto nella sala consiliare del libero consorzio dei comuni a Trapani. State vedendo appunto le immagini dell'incontro, oltre ai sindaci e agli esponenti delle varie amministrazioni comunali erano presenti anche alcuni deputati del Trapanese. Tra gli argomenti oggetto della riunione la vicenda relativa all'aeroporto Vincenzo Florio di Birgi e il dissesto idrogeologico del territorio. Il governatore invece nel pomeriggio sarà a Mazzara alle 17 al Teatro Rivoli. La coordinatrice del distretto sociosanitario 53, Maria Gabriella Marascia, rende noto che l'assessorato regionale alla famiglia ha prorogato al 31 dicembre il termine ultimo per la presentazione delle richieste per il riconoscimento dello status di disabile gravissimo. I diretti interessati e i loro rappresentanti legali devono pertanto presentare l'istanza entro il 31 dicembre al punto unico di accesso che per i richiedenti di Mazzara è presso il distretto sanitario di via Castelvetrano, mentre per i residenti dei comuni di Salemi, Vite e Gibellina è presso il PTA di Salemi. La Regione ha previsto ulteriori risorse per l'edilizia scolastica. Sentiamo. Antincendio di 89 scuole siciliane. Si tratta di una premialità aggiuntiva richiesta dalla Regione al competente Ministero per fare fronte all'emergenza sull'edilizia scolastica nell'isola. Gli uffici dell'Assessorato per l'Istruzione sono riusciti a velocizzare l'intero iter assegnando i contributi nel giro di un solo mese. Sul sito del Dipartimento è già stata pubblicata la graduatoria delle richieste presentate da città metropolitane, libere consorzi e comuni. Continuiamo a lavorare senza sosta sulla sicurezza, evidenzia il governatore della Sicilia Nello Musumeci, finanziando interventi utili a garantirne una più rapida modernizzazione. Dal mese di agosto, quando abbiamo convocato il tavolo tecnico per verificare lo stato delle scuole nell'isola, non ci siamo mai fermati. Sino a questo momento sono stati impegnati complessivamente 300 milioni di euro destinati alla manutenzione straordinaria, all'adeguamento antisismico, alla rimozione di barriere architettoniche, alla realizzazione ed ammodernamento di palestre e mense. Gli istituti scolastici beneficiari dei finanziamenti aggiuntivi sono divisi in tutte le province dell'isola e coinvolgono una platea di quasi 20.000 studenti. Nella maggior parte dei casi il livello di progettazione è già nella fase esecutiva.
Questo ulteriore stanziamento di oltre 4 milioni di euro riservato alla sicurezza antincendio, ha aggiunto l'assessore all'istruzione Roberto Lagalla, riteniamo possa dare risposta a quelle strutture che ancora necessitano di un intervento specifico per garantire agli studenti e alle loro famiglie un ambiente più sicuro. 32 milioni di euro erogati dalla Regione Siciliana per i 55 distretti sociosanitari dell'isola, in particolare circa 22 milioni di euro sono destinati ai piani di zona, 6 milioni di euro all'integrazione sociosanitaria, 1 milione e mezzo all'attivazione dell'assistenza tecnica, 1 milione all'aggiornamento degli operatori pubblici coinvolti nelle politiche dei distretti, 650 mila euro al rafforzamento delle forme associative tra i comuni. Saranno potenziati i servizi per l'accesso e per la presa in carico da parte della rete assistenziale, con particolare attenzione per le misure destinate a favorire la permanenza a domicilio. Le risorse provenienti dal Fondo Nazionale delle Politiche Sociali sono relative alle annualità 2016 e 2017. La Giunta Comunale di Alcamo ha approvato ieri 4 progetti di manutenzione e ristrutturazione riguardanti viabilità, pista ciclabile e l'illuminazione pubblica in alcune vie cittadine. Sono previsti, oltre agli interventi riguardanti la sede stradale, abbattimenti delle barriere architettoniche, nuove piantumazioni, arredi e soprattutto la segnaletica orizzontale e verticale. Le procedure di gara saranno avviate entro la fine dell'anno. Il Dipartimento regionale della pesca mediterranea ha prorogato la scadenza di presentazione delle istanze al 15 febbraio per alcuni bandi relativi al settore pesca. Lo ha reso noto l'unità operativa di Mazara dell'assessorato regionale alle risorse agricole. A questo ufficio è possibile rivolgersi per chiedere ulteriori chiarimenti. Ed ora ci fermiamo per un momento pubblicitario. Il Servizio Comunale Pubblica Istruzione di Mazara ha reso noto che la Regione, Assessorato Regionale all'Istruzione, ha prorogato al 17 dicembre il termine ultimo per la presentazione delle richieste di borse di studio per gli studenti delle scuole medie e superiori. Le domande vanno presentate presso le scuole frequentate dai richiedenti. Sarà consegnato mercoledì 19 dicembre a Mazara il premio Giovanni D'Alfio 2018, istituito da un gruppo di amici del compianto ex sindaco di Mazara. Il premio andrà all'alunno che ha conseguito la migliore performance complessiva negli esami di diploma dell'indirizzo trasporti e logistica dell'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore Ruggero d'Altavilla. La consegna si terrà al Teatro Rivoli alle 10.30. È tornato a riunirsi ieri pomeriggio il Consiglio Comunale di Marsala. Durante i lavori è stata approvata una variante urbanistica. Sentiamo. Il Consiglio Comunale di Marsala nella seduta di ieri pomeriggio ha proceduto, dopo un lungo e articolato dibattito, all'approvazione a maggioranza della variante urbanistica scritta al punto 78 dell'ordine del giorno e riguardante l'installazione di un impianto per il trattamento e il recupero di rifiuti in contrada Giacatello. I lavori, durante i quali è stato effettuato un minuto di raccoglimento in memoria di Enrico Russo, si legge una nota del Comune, si sono poi arenati nella discussione di un'altra delibera riguardante un'altra variante, quella per la realizzazione di un impianto di compostaggio di rifiuti non pericolosi da eseguire in un altro lotto di terreno, sito sempre in contrada Giacatello. Prima della chiusura della seduta, il consigliere Daniele Nuccio ha portato a conoscenza del Consiglio Comunale la sua decisione di dimettersi irrevocabilmente da presidente della Commissione d'inchiesta sui servizi sociali, dando lettura della nota inviata al presidente del Consiglio stesso, al sindaco e ai rappresentanti di Palazzo 7 Aprile. Il Consiglio Comunale di Libetano tornerà in aula già martedì prossimo 18 dicembre alle 16.30 per proseguire l'esame delle varianti.
Il secondo weekend di Erice e Natale al Borgo dei Presepi, l'evento organizzato al Comune di Erice dalla Fondazione Erice Arte, si apre all'insegna del cinema. Sabato al Teatro Amedda alle 18 sarà proiettato Signal Flow, un ciclo di documentari sulle basi militari americane in Sicilia in collaborazione con la Scuola Nazionale del Cinema di Palermo. Domenica alle 18 sarà la volta di Sulla mia pelle, film diretto da Alessio Cremonini che racconta l'ultima settimana di vita di Stefano Cucchi. Nella cornice della suggestiva piazza della loggia si potrà passeggiare tra le casette in legno che propongono prodotti e oggetti artigianali, dolciumi tipici e vini. Erice Natale celebra il presepe tra stradini e vicoli. Sono sparsi nei cortili, nelle chiese e nelle botteghe ben 28 presepi. E continua la mostra dal titolo Rosso Corallo e l'arte presepiale del maestro Platimiro Fiorenza. Insediato il nuovo commissario straordinario dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Trapani, il servizio. Si è insediato ieri all'Istituto Autonomo Case Popolari di Trapani il nuovo commissario straordinario. Si tratta di Ettore Foti, dirigente dell'amministrazione regionale, nonché attuale capo di gabinetto dell'assessore regionale per le infrastrutture e mobilità Marco Falcone. Foti è stato individuato dal governo regionale e nominato lo scorso 7 dicembre. Il neo commissario prende il posto alla guida dell'ACP dell'ingegnere Alcamesi Giuseppe Pirrello, arrestato nelle settimane scorse nell'ambito dell'operazione Palude, il cui incarico come commissario straordinario dell'Istituto Autonomo è stato revocato dal governo proprio 2 giorni dopo il suo arresto su proposta dell'assessore Falcone. Come si ricorderà, l'arresto di Pirrello è avvenuto nell'ambito dell'operazione Palude condotta dai carabinieri su un presunto giro di corruzione che ruoterebbe attorno all'ingegnere Alcamese e al suo ruolo di vertice al Genio Civile di Trapani. Pirrello era stato nominato alla guida dell'ACP a febbraio 2018 dal governo regionale e lo stesso incarico gli era stato rinnovato sino ad inizio 2019, lo scorso 15 novembre. Il neo commissario Poti resterà in carica fino al prossimo 15 gennaio, data in cui il governo regionale ha previsto la ricostituzione degli organismi di amministrazione. Intanto ieri il neo commissario Poti ha incontrato il prefetto di Trapani, Darko Bellos. Domenica prossima alle 16 presso il Monumento ai Mille di Marsala, terzo incontro della scuola di formazione, l'impegno sociale e politico. Sarà presente come relatore Salvatore Vella, procuratore aggiunto presso il Tribunale di Agrigento, che tratterà il tema essere cittadini costruttivi, la solidarietà nella Costituzione. La scuola è coordinata dall'opera di religione Monsignor Di Leo e dall'associazione Cercasi un fine. Ed ora alcune note di sport. Un gol per donare, l'iniziativa di sensibilizzazione sui temi della disabilità che sarà attuata domani dalle 10 a mezzogiorno allo stadio Nino Vaccara di Mazara con un triangolare di calcio tra club e di tifoserie. L'organizzazione con il patrocinio del Comune di Mazara e dell'associazione Abilmente Uniti Onlus. Nel corso della manifestazione saranno raccolti giocattoli da donare in occasione del Natale a bambini bisognosi. E torna l'evento podistico a sostegno della solidarietà, corriamo a lungomare a favore della LILT, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. La manifestazione è organizzata dal gruppo Mazara Road Runners su iniziativa dell'atleta mazzarese Pino Pomiglia e della dottoressa Claudia Passalacqua. L'evento sportivo benefico si svolgerà mercoledì 26 dicembre presso il lungomare San Vito a partire dalle 10. Per partecipare ci si può iscrivere presso la Pomiglia Sport in via 1000 di quarto all'International Sport in via Vittorio Veneto. A ogni partecipante verrà consegnato un fiocco rosa adesivo, simbolo della prevenzione. Con lo sport siamo arrivati al termine del TG Vallo per la programmazione in onda sulla nostra emittente. Vi ricordo che questa sera alle 21.50 potrete seguire un nuovo appuntamento dello sport in TV. Grazie per averci seguito, arrivederci.